proseguiamo a occuparci del tempo messo in relazione allo spazio. Oggi desidero introdurre un argomento che vi mostra come la fisica modea è in grado perfettamente di dare una spiegazione a quella tesi giusta fatta da Albert Einstein, secondo il quale, percorrendo alla velocità della luce una certa distanza, si blocca il tempo. Dunque, in che modo possiamo bloccare il tempo riferendolo a quanto vi ho detto in precedenza, ossia vi ho dimostrato come si giunge a questo 1444,49055,131,00, che è la durata di una rotazione terrestre non riferita al tempo esclusivo della propria rotazione, ma in considerazione del fatto che quella rotazione attorno ad un asse che si sposta esso pure determina una traslazione che è determinata poi e contabilizzata dai numeri che vengono dopo, e tali che dopo 4 anni entreranno in scena questi altri 2, questi 4 dopo altri 157 anni, e questi fanno parte di un insieme strutturale. Il tempo e lo spazio sono collegati tra di loro dal fatto che sono inversi tra di loro. In questo modo preciso, se noi abbiamo per esempio un film che lo tagliamo in 2 pezzi nella sua pellicola, e questo poi proiettato è il primo tempo e questo è il secondo, ogni tempo dura un mezzo dell'intero film. Quindi quando noi dividiamo il tutto in 2 parti, abbiamo ridotto l'intero in 2 mezzi. Sempre intero rimane, ma si presenta così, perché sopra abbiamo messo lo spazio in cui abbiamo diviso la pellicola, sotto c'è il tempo identico della proiezione di ciascuno di questi 2 pezzi di film, di pellicola. Quando lo dividessimo in 3 parti, l'intero film, ecco 1, 2, 3, avremmo l'intero fatto da 3/3. Come vedete, il tempo sopra quando è intero, lo spazio sopra quando è intero, è uguale al tempo quando lo spazio-tempo è intero. Ora, noi con il sistema numerico abbiamo 2 possibilità di presentare il valore in modo uguale e contrario. Possiamo semplicemente cambiare la prospettiva di grandezza e le cose non cambiano assolutamente. Se noi cominciamo a leggere questo numero non da sinistra verso destra, come è la prospettiva della nostra ideale grandezza, ma facciamo una lettura a ritroso da destra verso sinistra e partiamo dalla dimensione atomica, ecco che
le 10 cifre diventano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E qui c'è la virgola. E l'intero è 13, virgola, 155, 0, 9, 4, 4, 4, 4, 1. Vedete, quando noi ci mettiamo in concorrenza con il pianeta Terra, che ruota interamente in questo modo qui, e annulliamo quella rotazione, praticamente muovendoci a contrario esatto del suo movimento, noi scendiamo da questo tempo, così letto da sinistra verso destra, a questo tempo misurato proprio in minuti secondi, che sono secondi 13, secondi 13, virgola, 155, 0, 9, 4, 4, 4, 4, 1. L'unità, vedete, di un giro è questa. Abbiamo il tempo espresso alla dimensione di secondi 10 elevato a meno 10. Ebbene, questa durata qui è la durata unitaria del tempo. Se noi facciamo un giro intorno alla Terra e praticamente ci muoviamo al contrario della Terra, tanto da annullare il suo movimento, e così facendo noi praticamente andiamo a finire nel giro precedente, noi ci siamo sfalsati rispetto a chi è rimasto fermo e non si è mosso, perché personalmente siamo entrati in un ordine di grandezza che non era legato a quel giro, ma al giro precedente. Abbiamo recuperato un valore di tempo, questo qui, un secondo elevato alla dimensione di 10 elevato a 10, ossia un secondo diviso 10 miliardi di volte, un secondo 10 miliardi di volte più piccolo. A quel tempo lì, noi l'abbiamo perduto. Uno che si trovasse con l'orologio sulla Terra e quindi ha partecipato al movimento della Terra ha una unità a questo livello qui più piccola nel tempo, e questa è la differenza di tempo che noi abbiamo accusato in relazione proprio al nostro esserci messi in contrapposizione con il sistema di grandezze che determina la grandezza del tempo sulla Terra. Quando noi ci contrapponiamo, veramente assumiamo nei confronti del nostro mondo una visione talmente perfettamente rovesciata che a questo punto non abbiamo più metri ma abbiamo secondi, e a questo punto vediamo che significato possono avere esattamente questi 13 secondi messi in relazione a un tempo intero, come la rotazione di un giorno. Sappiamo che un giorno
espresso in minuti secondi è di 86.400 secondi. Ebbene, 86.400 secondi diviso per secondi 13, e lasciamo perdere il valore che è di seguito, tanto da rimanere intanto sui numeri interi, è uguale, e mi avvalgo del computer per fare questo calcolo, dunque 86.400 diviso 13 uguale 6.646 come valore intero. 6.646. Non vi sorprende che questo numero assomiglia in un modo strepitoso a un valore come il 6.666, in cui la dimensione 6 di tutti i vertici dello spazio sono compresi a tutte quante le dimensioni delle unità, delle decine, delle centinaia, delle migliaia, mentre qui ci manca questo. E perché ci manca questo? Ci manca questo, e quanto vale? Vale esattamente 20. E che cos'è? È la presenza dinamica di un 10 di presenza che si muove di 10. Quindi vedete che quando noi andiamo a considerare la quantità di 13 secondi riferita alla quantità dei secondi di una rotazione intera, noi praticamente stiamo osservando tutto il movimento unitario della presenza dell'energia del ciclo 10. Il ciclo 10 è presente come 10 e si sposta di 10 quando si sposta interamente, assumendo la dimensione di 20, e questo 20 è la base di presenza che nella energia totale data da 6.646 può compiere soltanto questo spostamento qui. Vedete come è collegato in un modo perfetto a questo insieme? E che cosa succede se invece di dividerlo esattamente per 13 andiamo a dividere il valore intero dei secondi di un giorno per questo valore qui, che comprende anche i valori decimali? Diciamo così che non siamo in un momento ideale, perché è un giorno che vale questi secondi, sì, però nell'insieme c'è anche dell'altro qui, vedete, perché questi secondi non sono 1444 ma sono 1440. Noi già facendo così andiamo a trascurare quello che fa parte del tempo siderale, che comprende anche la Terra che gira attorno al proprio asse in questo numero esatto di una rotazione relativa a un asse che intanto si muove nel tempo. Vediamo che cosa comunque succede quando andiamo a dividere 86.400 secondi esattamente per quel numero lì, anche se abbiamo visto che non è esattamente completo il valore delle rotazioni. 86.400 diviso per 13,155,09,44441 uguale 6,5,6,7. Il risultato scende a 6,5,6,7 come valore intero. E poi c'è
79 7 7 7 e c'è 3 4 eccetera. Vedete, 65 67. Cosa manca rispetto a un intero che a questo punto è dato non solo da queste cifre qui, ma da tutte quante le cifre, comprese quelle decimali? Se andiamo a riscontrare questo valore sottraendolo, quindi meno 6666,666666, una serie di 6, otteniamo che il risultato è: manca 98,8688. Ecco, che cos'è 98? È tutto quanto il movimento in linea che esiste nel 100. Quando noi consideriamo che abbiamo dimensioni 98 in lunghezza, ma fanno parte di un'area che è unitaria, ossia è 1 e 1, l'intero valore 100 è dato dalla lunghezza di flusso di 98, mentre l'area del flusso ha ancora un 1 e un 1 qui, e 98 è tutta quanta la lunghezza. Vedete in che modo questi 13,51500 rientrano nel valore intero dell'energia, nella intera quantità dell'energia, che praticamente la riportiamo intera qui riferendola al 100, è esattamente come un valore di 6666,6 periodico riportato a 100, perché stiamo calcolando il 100% a questo punto, e vediamo che c'è un 2% qui che è dato proprio dall'1 e l'1 che esiste nel piano, mentre il resto, il 98%, è tutta la lunghezza. Come vedete, quando andiamo a vedere il valore inverso di questo valore numerico, noi ci stiamo riferendo esattamente a ciò che esiste di uguale e di contrario in ogni sistema di grandezza, che consiste nel ribaltamento totale della grandezza. Questo, che poi ci dimostra fino a che punto la Terra è un pianeta che è idealmente conforme a tutto il nostro sistema numerico, noi lo vediamo quando andiamo a considerare non i logaritmi decimali che tolgono di mezzo la base 10, ma i logaritmi in base E, che sono quei valori che si poggiano su un numero particolare che ho ottenuto quando si prende il valore 1, gli si aggiunge un valore ennesimo, quindi più un ennesimo, e lo si espone alla quantità n. Quando si fa una cosa così ed il numero n è molto grande, viene fuori proprio un valore che è fissato in questa quantità, 2,7, e 7 non arriva a superarsi mai più, 1,8,2,8. Queste quattro cifre si ripetono, 1,8,2,8, identiche, e vediamo che le prime 10 cifre, quelle dell'intero, esprimono il quarto del volume esatto della Terra e l'anno siderale. In che modo?
un 4 è 2,7, 2,8. Bene, il volume della Terra è 10,8 che moltiplica il valore intero, dato da 10 elevato a 10, che si moltiplica per 10 elevato a 10, che sono metri cubi. Questo è il volume della Terra. Vedete, dato esattamente da 4 volte 2,7, perché in questa maniera c'è il valore unitario, ma il valore unitario del tempo è un quarto. Quindi se noi vogliamo avere il valore intero dobbiamo trovare i 4 quarti e arriviamo a 10,8. 10 e 10 è il valore intero in presenza, che si combina con il valore intero in movimento, e sono metri cubi. Questo è il volume terrestre, volume Terra. La durata della Terra non dipende più da questo quantitativo qui, che fino al decimo è stato usato per determinare il volume della Terra. È il tempo della Terra. I due valori che sono uguali, vedete, sono uno quello reale, l'altro quello immaginario, di un contesto reale immaginario che è diverso in apparenza, ma nei numeri, vedete, è esattamente uguale, tanto uguale che noi possiamo sommare al 1828 un valore molto più piccolo, come se questa differenza di prospettiva non esistesse, 1828, e otteniamo che cosa? Andiamo, mettiamo un po' più in basso, se no qui non ci si vede. E otteniamo 8 8 16, 2 2 4 1 5, 8 8 16, 1 2 e 1 3, sono 3656 unità, ma il valore unitario sta nella decina. Ecco, questo è rappresentato nel valore unitario, e sono 365 giorni e 6 ore. Vedete, questo 6, che è nell'ordine decimale, tiene conto automaticamente che quando passiamo nei decimi, oltre a ciò che noi vediamo nella prospettiva decimale, bisogna inserire anche una prospettiva legata a un valore che si moltiplica per 4, perché quelle 4 dimensioni della realtà che è intera non facevano altro che aumentare il numero intero, quando andiamo nel tempo sono proprio da considerarsi, tanto che quel 6 va moltiplicato per il fronte, che è quadridimensionale e praticamente corrisponde a 24. 6 ventiquattresimi sono un giorno in una parte quarta, e vedete bene come tutto questo sta proprio come tempo e come spazio nelle prime 10 cifre del valore della E logaritmica, la quale continua poi con queste cifre qui, che sono 4, 5, 9, 0, 4, 5. Questa linea di lettura è una linea di lettura spaziale, ma lo spazio-tempo lo abbiamo definito qui. Qui c'è la rotazione angolare del piano, è il piano pi greco, dato dalla somma 45 più 45 fa 90, più 90 che fa 180, è il piano di 180 gradi di pi greco, che è frontale rispetto a quest'altro valore qui. Sono 45 gradi, 90 gradi e 45 gradi, quando, trattandosi dello spazio, lo spazio è tridimensionale. Ma quando noi andiamo a occuparci del tempo, il tempo ha solo due dimensioni, la crescita in positivo e la crescita in negativo.
Allora l'elemento di separazione non lo dobbiamo più mettere dove l'abbiamo messo quando abbiamo diviso questi sei valori per 3. Dobbiamo dividerli per 2 e arriviamo a questo punto qui, in cui la lettura a rovescio nel gruppo centrale di questi 90 primi che fanno parte di 1 ora e mezza, questo lo spazio-tempo è di presenza, sono 2:45 qui in mezzo. Questa visione praticamente è questa: c'è un piano frontale, l'osservatore vede nell'asse della sua visione e si dimezza il piano della presenza che diventa questo 90 gradi qui, e poi oltre il piano c'è questi 45 gradi e quest'altro 45 gradi. Questa è la lettura che noi stiamo facendo di quei 90 gradi. Questa è la presenza, e la presenza si misura tutta in secondi. Sono 90 secondi qui, ossia 1 ora e mezza, ma quando andiamo a leggerli a rovescio sono 0 secondi e 9 secondi e diventano il numero letto da qui 540, 540 secondi, indichiamoli così, e 9 secondi, virgola 54, che sono centesimi di secondo. Questo più questo, vedete? Questo più questo è esattamente il tempo minuto di 549,54 minuti secondi che esistono nell'anno siderale. E noi come lo abbiamo ottenuto questo tempo? Rovesciando esattamente la lettura di questo valore, che in questo modo era una rotazione angolare fatta e misurata in gradi, mentre invece nella lettura a rovescio è il tempo della velocità angolare, e il tempo della velocità angolare è proprio questo tempo, che è quello che si aggiunge nei minuti primi, secondi e terzi, che sono 9 minuti primi, 9 minuti secondi e 9 minuti terzi. 9 minuti primi che sono 540 secondi, 9 minuti secondi e 54 centesimi di secondo. Centesimi come questi si moltiplicano invece per 5,4%. Come vedete bene, i valori letti al contrario esprimono tempi, i lavori letti in ordine diritto esprimono spazi, e quando noi percorriamo alla stessa velocità con cui la Terra compie il suo tempo ruotando attorno alla Terra, girando nel senso inverso, praticamente mentre la Terra avanza di un tempo, di un giorno, noi con il nostro orologio misurato e riscontrato con il tempo misurato sulla Terra avremo esattamente 10 miliardesimi di secondo in meno nell'orologio, che avrà fatto un giro attorno alla Terra alla esatta velocità tangenziale con la quale la Terra ruota attorno al suo asse.